Un caro bentornato agli amici che mi seguono da tanto tempo sul mio canale YouTube e un benvenuto a tutti i nuovi amici che si vorranno avvicinare ai miei progetti eh, gratuiti sul mio canale L'Arte del Fatto Umano dove vi propongo dei bei progetti da lavorare all'uncinetto in collaborazione con un filo di passione.it, un sito online molto rifornito di ottimi filati per le lavorazioni artigianali. Propone anche delle, degli articoli di merceria e mh, di tutto, e di più, veramente un sito molto fornito. Io ho aperto questo canale da poco tempo, quindi eh, c'è la possibilità di potersi iscrivere cliccando su iscriviti sulla campanella su tutte. Se date un'occhiata al mio canale, vi mi piace i miei tutorial, iscrivendovi e cliccando sulla campanella, su tutte. Tutte le volte che io realizzo un progetto nuovo, vi arriverà la notifica di avvenuta pubblicazione. Così non ve ne perderete neanche uno. È uno un scherzo, una battuta. Comunque, sì, eh, mi farebbe molto piacere se mi aiutate a far crescere il canale. Ho iniziato la eh, stagione eh, con la lana, diciamo, autunnale. Perché? Mm, siamo eh, sulla lana però di capi non proprio pesantissimi, una cosa diciamo elegante, una cosa fatta realizzata con delle lane non troppo eh, spesse. Quindi sto eh, facendo i miei tutorial eh, usufruendo del, dei filati del sito online unfilodipassione.it che vi consiglio vivamente di dare un'occhiata, di andare a vedere. Vi metterò tutti i link del materiale che sto utilizzando eh, sotto al video. C'è una freccettina, cliccando quella freccettina entrerete nel, nelle info e avrete tutti i link che vi possono essere utili. Allora, il progetto di oggi eh, prevede mh, un colore che è eh, diciamo, uno dei colori suggeriti, perché poi ognuno fa quello che vuole, però se uno vuole un po' seguire la moda, è uno dei colori suggeriti per la prossima stagione autunno-inverno 2022-2023, e cioè eh, si parla del viola in tutte le sue sfumature. Questo è un colore eh, violetto chiaro che tira sul, sulla metista, sull'inna, è molto delicato, mi è piaciuto molto e ho voluto realizzare con questo colore eh, eh, questo, il mio primo progetto invernale. Allora, il filato quindi... Mh. Il vitico vedete è un filato della Silke quindi una marca italiana di altissima qualità. È un filato molto morbido, molto veramente mi è piaciuto molto perché è anche un po' elastico è, è bello. Ed è un filato in mistolana. Vi dico i, i dettagli: si lava a 30 gradi, si può stirare ne, nella lana. Qui mi dice di usare un 3-3 e mezzo e un 2-mezzo-3 di uncinetto. Infatti, io sto utilizzando il numero 3, però, se uno ha la mano molto stretta, vi consiglio di usare un 3-mezzo perché appunto abbiamo queste belle noccioline che devono comunque risultare un po' gonfiette per dare appunto l'effetto a questo punto. Questo quindi è un filato, come vi ho detto, in mistolana. Volevo darvi anche la metratura. 50 lana vergine, 50 acrilico e sono 50 gomitoli da 50 grammi. Sono 150 metri, molto bello. Per questo progetto, vi dirò poi cosa ne ho usato io nella mia taglia perché logicamente è un, un pool adattabile a qualsiasi taglia. E poi insomma, vi regolerete un po' voi per l'acquisto per i numeri dei gomitoli. E nel link, nel box, scusate, nel box informazioni, dirò. Eh, cosa ne ho usato io adesso vi faccio due misure così vi rendete conto se può essere la vostra taglia oppure vi, vi insegnerò a eh, aumentare o a diminuire i motivi mi serviranno dei marcapunti il metro da sarta importantissimo per calcolare la vostra taglia la forbice quindi uncinetto del numero 3 io mi sono trovata bene con questa tipologia di uncinetto il lago da lana perché andremo a cucire, è un pannello: solo due pannelli cuciti sulle spalle e sotto nei fianchi, poi invece le maniche le andremo ad applicare senza cucitura. Non voglio rilinguarmi troppo, allungarmi troppo. Eh, questo è un punto che, anche se sembra elaborato, è un punto facilissimo da realizzare. Eh, vi do subito le misure del mio pannello in cui ho inserito sei motivi ogni motivo è il multiplo di 12 ma per fare il pannello servirà il multiplo di 12 più una catenella questo multiplo di 12 col mio uncinetto il mio filato la mia mano mi dà una larghezza di 41 42 cm e eh, una lunghezza di 50 centimetri e quindi ho ripetuto il mio motivo eh, fino insomma, ad arrivare alla lunghezza desiderata, quindi anche voi eh, se lo volete più corto o più lungo dovete solamente eh, allungarvi o fermarvi prima e eh, vi faccio una misura del motivo, così vi regolate, un motivo a me ha circa 8, 7 centimetri e mezzo, 7, ma poi anche lì dipende dalla mano vedete quindi che ho iniziato da, da una catenella che poi sarà la spalla questa sarà la parte in alto guardate che belle queste noccioline veramente molto bello è eh? molto un effetto rilievo molto molto bello Guardate, e in fondo vedete poi vi dirò quando è sempre uguale perché già questo bordo da questo giro da la bordatura però ho messo un pipiolino un po' grossino dove c'era la nocciolina, vedete. Quindi è anche molto facile come finiture. Avendo quindi un motivo che mi dà 7 centimetri per aumentare di una taglia è, è necessario, è, insomma, è necessario e sufficiente aumentare un motivo sul davanti e su e un motivo sul pannello dietro, che motivo sono 12 catenelle in più. Quindi io per fare questo maglione ho iniziato 63 catenelle, cioè sono 6 motivi per 12 fa 70 più 1 eh, fa scusate, 72 più 1 73. Se volete aumentare la taglia dovete aumentare di 12 in 12 in più alle 73 catenelle iniziali che ho usato io. Oppure alla rovescia, se lo volete diminuire, dovete andare a togliere 12 per ogni motivo che andate a togliere. Adesso possiamo cominciare con il nostro motivo, adesso io un pannello l'ho già fatto, andremo a fare l'inizio insieme, quindi vi farò vedere i giri, perché appunto si parte in questo senso. Andremo a vedere su questa catenella del mio pannello tutti i giri che vi servono per poi ripetere il motivo fino alla lunghezza desiderata. Iniziamo con il nostro tutorial, ho fatto il nodo d'inizio, vedete, quindi vado con l'uncinetto numero 3 e vado a fare le mie 73 catenelle come ho fatto nel pannello già lavorato. Quindi inizio con le mie 73, 2, 3, 4. Ecco, lasciate questa catenella un po' morbidina perché poi sarà la nostra spalla. Fatte le 73 catenelle andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno. Quindi iniziamo il primo giro. Faccio una catenella, entro nella seconda e faccio una maglia bassa. Maglia bassa nella catenella seguente. Maglia bassa nella catenella seguente. Maglia bassa nella catenella seguente per un totale di 4 maglie basse, una dopo l'altra, ognuna un in ogni catenella diversa. Faccio una catenella di separazione, carico il filo, salto 2 catenelle: 1, 2, nella terza, vado fare nello stesso punto di base 5 maglie alte: 1, 2. 3 4 e 5: vado a creare un ventaglietto di 5 maglie alte, una catenella di separazione, salto 2 catenelle di base. Nella terza vado a fare una maglia bassa una maglia bassa la seconda nella catenella successiva terza maglia bassa nella catenella successiva quarta maglia bassa nella catenella successiva quinta maglia bassa nella catenella successiva sesta maglia bassa nella catenella successiva e settima maglia bassa nella catenella successiva per un totale di 7 maglie alte una per ogni catenella e di nuovo ripetiamo una catenella di separazione carico il filo salto due maglie di base nella terza vado a fare il ventaglietto di 5 maglie alte una ve la faccio rivedere 2 3 4 e 5. Nello stesso punto di base, quindi andiamo a fare il ventaglietto di 5 maglie alte. Una catenella di separazione, salto 2 maglie di base e nella prossima vado a fare le maglie basse, le sette maglie basse, vedete una dopo l'altra, una in ogni catenella. 2 3 4 5 6 e 7 e di nuovo una catenella. Scarico il filo, salto due maglie di base. Vado a fare il ventaglio di 5 maglie alte lavorate. tutta La vostra lunghezza della vostra catenella con questa tipologia di lavoro. Arrivati, vedete, alla fine del, del nostro giro. Questo è l'ultimo ventaglio che ho lavorato. Faccio la catenella salto due maglie di base vado nella prossima e faccio la maglia alta e scusate la maglia bassa e altre tre come abbiamo fatto all'inizio che abbiamo fatto all'inizio del giro 4 maglie basse e anche qua vedete rimangono 4 catenelle per fare 4 maglie basse una per ogni catenella giriamo il nostro lavoro ecco ci alziamo con una catenella tipo, partiamo con l'altro giro entriamo nella prima maglia bassa che incontriamo facciamo una maglia bassa seconda maglia bassa nella seconda maglia bassa sottostante 2 catenelle di separazione e un'altra ne facciamo 3 così viene più più morbido quindi 3 catenelle di separazione Carico il filo, entro sulla prima maglia alta del ventaglio e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta del, del ventaglietto. Sottostante 2 catenelle di separazione. Carico il filo, entro nella terza maglia alta del ventaglietto. Sottostante, e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, quarta maglia alta del ventaglio lavoro la maglia alta 2 catenelle di separazione carico il filo maglia alta sull'ultima maglia del ventaglio sottostante 3 okay. catenelle di separazione 1 2 e 3 qui abbiamo quella sequenza di 7 maglie basse nel giro sottostante salto le prime due vado nella terza e faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione, salto una maglia bassa di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. E vedete, che mi rimangono gli ultimi due. 3 catenelle di separazione. Ripetiamo il motivo un'altra volta. Ve lo faccio vedere. Carico il filo, vado sul ventaglio nella prima maglia bassa e faccio una mag... nella prima maglia alta. Faccio una maglia alta. Stiamo ripetendo il motivo. 2 catenelle di separazione carico il filo vado sulla seconda maglia alta del ventaglio faccio la maglia alta 2 catenelle di separazione carico il filo maglia alta sulla maglia alta del ventaglio sottostante seguente 2 catenelle carico il filo il filo maglia alta sulla maglia alta del ventaglio sottostante seguente 2 catenelle di separazione, carico il filo, ultima maglia alta sull'ultima maglia alta sottostante del ventaglio e di nuovo 3 catenelle di separazione. Siamo adesso sulla sequenza di 7 maglie basse, salto le, le prime due, entro nella terza, faccio una maglia bassa, prendiamo un po' di filo. Faccio le 3 catenelle, salto una maglia bassa, vado nella seguente, faccio una maglia bassa, di nuovo ripeto la lavorazione 3 catenelle, vado sul ventaglio e così via fino ad arrivare qui alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, faccio le 3 catenelle: 1, 2, 3. Vado a lavorare due maglie basse come ho lavorato all'inizio, quindi salto la prima la seconda, nella terza maglia bassa sottostante faccio una maglia bassa e una maglia bassa nell'ultima maglia. Ecco, giriamo il nostro lavoro. Prossimo giro. Partiamo facendo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 4 di separazione per un totale di 7 catenelle. Saltiamo questo arco grande, andiamo nel primo dell'archetto, vedete, il primo arco dell'archetto, quello di 2 catenelle, e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Quindi su ogni eh, ventaglio vado a lavorare 3 archettini di 3 catenelle. 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Ora andremo a fare la nostra nocciolina in questo, vedete, arco centrale. Vedete che qua ne abbiamo 1, 2, 3. In questo centrale entriamo e facciamo sei maglie alte nello stesso arco, quindi partiamo. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Allunghiamo un pochino l'aso, esco con l'uncinetto, entro nella prima maglia alta lavorata, vedete faccio questo lavoro qui e la chiudo. Questa vedete, è, vedete, la nocciolina rilievo. 3 catenelle di separazione e riprendo a lavorare dentro agli archetti del ventaglio, quindi da qui vado direttamente nel primo. E faccio una maglia bassa e ripetiamo il giro 1 2 3 ve lo faccio rivedere maglia bassa nell'arco successivo 1 2 3 catenelle maglia bassa nell'arco successivo 1 2 3 catenelle maglia bassa nell'arco successivo per un totale di tre archetti un taglio e di nuovo 3 catenelle tre, vedete ho fatto le 3 catenelle Qui abbiamo 123 archi, vado qui nel centrale a fare la nocciolina. Quindi carico il filo, entro in questo centrale e faccio le mie 6 maglie alte nello stesso archetto. Una, due, tre, quattro, cinque, cinque e sei. Esco un po con l'uncinetto entro nella prima maglia alta su davanti e vado a chiudere la mia nocciolina di nuovo 3 catenelle e andate avanti, così fino alla fine del giro, siamo alla fine del giro e si termina con le 4 catenelle e una maglia alta vedete. Qua sull'ultima maglia bassa del giro precedente lasciate nel, nei punti laterali lasciate un po' morbido così quando andrete andrate, andrete scusate andrete a cucire non vi tira la cucitura la parte laterale vi resterà morbida giriamo il nostro lavoro andiamo avanti con i nostri giri ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta Sempre morbido perché, è laterale, carico il filo, entro nella maglia nella stessa maglia di base. Faccio una maglia alta 3 catenelle: 3 salto questo arco grande, vado nell'archetto piccolo. Vedete seguente, faccio una maglia bassa: una, due, tre catenelle. Maglia bassa nell'arco seguente. 1 2 3 catenelle maglia bassa nell'arco seguente 1 2 3 catenelle adesso andiamo a fare una lavorazione in particolare sopra la nocciolina allora carico il filo qui vedete che avete la nocciolina chiusa no nella catenella subito dopo la nocciolina chiusa entriamo vedete, e facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione carico il filo adesso incrociamo quindi torniamo indietro nella catenella prima della nocciolina questa subito prima della nocciolina incrociamo vedete facciamo la maglia alta vi faccio rivedere 1 2 3 catenelle salto questo arco grande e vado in questo piccolino seguente e faccio la maglia bassa 1 2 3 catenelle vado nell'arco seguente e faccio la maglia bassa 1 2 3 catenelle vado nell'arco seguente faccio la maglia bassa 1 2 3 catenelle salto l'arco grande e andiamo incro ad incrociare sopra alla nocciolina chiusa quindi carico il filo vado nella catenella subito dopo la nocciolina chiusa e faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione carico il filo torno indietro a prima della nocciolina quindi alla catenella subito prima della nocciolina e faccio la maglia alta. Di nuovo 3 catenelle. Così vi andate avanti con la lavorazione fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, facciamo una due-tre catenelle carico il filo. Conto, vedete, abbiamo questo arco ultimo grande. Conto 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella. Vado a fare una maglia alta. Carico il filo sempre lavorando morbido, facciamo la seconda maglia alta nello stesso punto di base. Okay. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta sempre lavorato morbido il laterale che va cucito. Carico il filo. Entro nella stessa maglia di base, la prima sottostante, faccio una maglia, la seconda maglia alta perché è la prima che è la, le 3 catenelle. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base, vado a fare la terza maglia. alta, Quindi 3 maglie alte, la prima sostituita da 3 catenelle nello stesso punto di base, cioè nella prima maglia alta sottostante. 3 catenelle di separazione, 3 da qui salto questo arco grande vado nel primo vedete piccolino e faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione 3 carico il filo salto l'arco seguente vado nelle due catenelle che c'erano tra le due maglie incrociate Entro in questo arco e faccio 5 maglie alte nello stesso arco 1, 2, 3, 4 e 5 3 catenelle di separazione 1, 2 e 3 Salto l'arco grande, vado in quello piccolo seguente e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle e siamo di nuovo, stiamo, abbiamo già ripetuto il motivo. Carico il filo, salto l'arco grande, vado nelle due catenelle che ci sono tra le maglie incrociate che hanno formato un arco e vado a lavorare nello stesso arco 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5 e andate avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro. Andiamo a lavorare 1, 2, 3 catenelle, salto l'arco grande. Vado sull'ultima, vedete qui abbiamo due maglie alte. Carico il filo, vado sull'ultima maglia alta nella terza catenella che sostituiva la maglia alta. Vado a fare una maglia alta. Carico il filo, seconda maglia alta nello punto di base. Lavoriamo queste ultime, sempre morbide. E terza maglia alta, 3, sempre morbide. Giriamo il nostro lavoro. allora adesso ci alziamo con una due tre catenelle che sostituiscono una maglia alta più due di separazione carico il filo vado nella seconda maglia nella maglia seguente vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione terza maglia alta sulla maglia alta seguente allora in questo momento stiamo lavorando questo giro vedete però io vi farò vedere più giri perché vi devo far vedere il motivo che inizia intero, qua, e il motivo qua che inizia a metà, perché c'è un alternarsi di, eh, di questi due motivi che iniziano in maniera diversa il giro e terminano il giro in maniera diversa, poi la lavorazione durante tutta la fila è uguale, però vi faccio vedere appunto iniziare e a chiudere il giro in maniera differente. Quindi adesso vedete che abbiamo il giro, il motivo a metà e qui invece l'avevamo intero. Adesso facciamo le 3 catenelle di separazione. Salto questo arco grande. Seguente vado, vedete, sulla maglia bassa. Direttamente sulla maglia bassa lavoro una maglia bassa. 3 catenelle di separazione salto l'archettino vado sulla maglia bassa seguente quindi va fatto archetto su archetto non dentro vedete che qui sono due archettini 3 catenelle di separazione carico il filo salto l'arco grande vado sul ventaglio vado a lavorare le mie maglie alte divise da 2 catenelle quindi la maglia alta sulla prima del ventaglio sottostante le 2 catenelle Stiamo ripetendo appunto la lavorazione che abbiamo eseguito qui nel secondo giro che vi ho fatto vedere questo però partendo con un mezzo motivo all'inizio. Quindi andate avanti, proseguite la lavorazione fino alla fine del giro che l'avete già, ve l'ho già fatta vedere qui. Al secondo giro, siamo alla fine del giro. Andiamo a finirlo come l'abbiamo cominciato con i 3 catenelle. Carico il filo, salto questo arco ultimo, vado sulla prima maglia alta, vedete, del sottostante, faccio 2 catenelle, maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, 2 catenelle, terza maglia alta su, terza, sulla maglia alta sottostante. Ecco, lasciamo morbido questa ultima maglia per la cucitura. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con una, due, tre catenelle, entro nel primo arco, subito quindi dopo e faccio una maglia bassa. Una, due, tre catenelle, entro nel secondo arco, piccolino e faccio una seconda maglia bassa. 3 catenelle di separazione. 3. E ora di fare di nuovo la nocciolina. Quindi carico il filo. Qui avevamo 1, 2, 3 archi. Entriamo nel secondo centrale. Andiamo a fare nello stesso arco 6 maglie alte. 1, 2, 3. 5 e 6 esco con l'uncinetto, entro nella prima lavorata sul davanti, prendo la, il gettato lasola e lo chiudo. 3 catenelle di separazione: 1, 2, 3. Questo giro l'avete già fatto, lo conoscete? Salto questo arco grande, e vado nel primo archettino del ventaglio, faccio la. Maglia bassa e così via. 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. 3 catenelle, maglia alta nel terzo archetto. 3 catenelle, quarta maglia bassa. scusa sono tutte maglie basse queste qui nell'archetto. Quindi di nuovo 3 catenelle, va fatta adesso la nocciolina. E così via fino alla fine del giro questo giro equivale a questo l'abbiamo già lavorato siamo alla fine del giro guardate che dopo che ho lavorato l'ultima vedete nocciolina faccio le 3 catenelle salto l'arco seguente vado nel piccolino del ventaglio faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione vado nell'arco seguente faccio una maglia bassa Faccio una catenella, carico il filo, vado nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo con una mezza maglia alta. Giriamo il nostro lavoro. Entro direttamente, vedete, in questo primo archettino. Faccio una maglia bassa 1-2. 3 catenelle, entro nell'archettino successivo, faccio una maglia bassa. Da qui 3 catenelle, 3. Siamo al giro dell'incrocio, quindi salto questo arco grande, carico il filo, vado nella catenella seguente subito dopo la nocciolina, esco e faccio la mia maglia alta 2 catenelle. Carico il filo, torno indietro all'ultima catenella, vicino prima di lavorare questa, di lavorare la maglia nella nocciolina vedete? e chiudo la maglia alta. Questo giro l'abbiamo già lavorato. Vedete, quel giro qui, questo giro qui, ve l'ho fatto vedere ripartendo con il mezzo motivo. Quindi prosegui con le 3 catenelle. Salto l'arco grande, vado in quello piccolino, faccio la maglia bassa e così via. 3 catenelle, ve lo faccio vedere. Maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, di nuovo vado ad incrociare. Vedete, salto l'arco grande e vado ad incrociare sulla nocciolina. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio le 3 catenelle, 2 e 3. Vedete che qua abbiamo i due archettini piccolini, questo qua lo salto, quello successivo, vado nel primo archettino piccolino, faccio la maglia bassa, faccio una catenella, carico il filo, entro nell'arco nell successivo. Lo rifacciamo carico il filo, entro nell'arco successivo. Chiudo, vedete con la mezza maglia alta. Okay. Giriamo il nostro lavoro adesso, di nuovo andiamo a fare un piccolo archettino quindi entro in questo archettino. Faccio la maglia bassa 1, 2-3 catenelle, vado, vedete sulla. Maglia bassa e faccio la maglia bassa 3 catenelle di separazione 1, 2 e 3, poi quando va a cucire, essendo morbido, si va tutto aggiustare, carico il filo qui abbiamo un arco. Lo superiamo, andiamo nelle maglie incrociate e facciamo le 5 maglie alte nello stesso arco 2 3 4 e 5 3 catenelle di separazione eh, andiamo avanti con il solito motivo salto l'arco grande vado in quello piccolo faccio la maglia bassa 3 catenelle di separazione, vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto l'arco grande, vado nelle maglie incrociate, entro l'arco faccio le 5 maglie alte. Anche questo giro, ricordate, l'abbiamo già ripetuto, lo stiamo rifacendo insieme. 2, 3. 4 e 5 3 catenelle di separazione salto questo arco grande vado in quello piccolo così via fino alla fine del giro vedete che questo giro qua è lo stesso però abbiamo iniziato con il mezzo motivo lateralmente siamo alla fine del giro Faccio 3 catenelle salto. Questo arco vado direttamente. Vedete, in questo piccolo. Faccio la maglia bassa. Faccio una catenella carico il filo, vado nella maglia bassa. L'ultima sotto giro sottostante e chiudo con una mezza maglia alta okay. giriamo il nostro lavoro, di nuovo. Partiamo con un arco piccolino unico. Quindi facciamo una catenella entriamo in questo in questa stessa maglia e facciamo una maglia bassa 3 catenelle di separazione maglia bassa sulla maglia seguente sulla maglia bassa seguente 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 Carico il filo, salto l'arco grande, vado a lavorare sul ventaglio. Comincio a lavorare la maglia alta sulla prima maglia alta 2 catenelle, maglia alta sulla seconda sottostante del, del ventaglio, 2 catenelle e finiamo l'arco come abbiamo il, il ventaglio come abbiamo già lavorato diverse volte. Io ho fatto solo vedere le partenze diverse vedete ecco qua quindi da qui vedete da qui facciamo sempre le nostre 3 catenelle e qui saltando il primo arco seguente andiamo sulla maglia bassa seguente facciamo la maglia bassa le 3 catenelle maglia bassa sulla maglia bassa seguente vedete Stiamo già ripetendo il nostro giro 3 catenelle, carico il filo, salto l'arco grande, vado ancora a lavorare su il ventaglio. Lavorati fino alla fine del giro, ecco siamo alla fine del giro, faccio le 3 catenelle, entro in questo vedete archettino ultimo, faccio la maglia bassa, una catenella, carico il filo, vado la seconda catenella l'archetto sottostante e chiudo con una mezza maglia rete alta allora adesso io vi ho già fatto vedere tutte le partenze e le chiusure dei giri che sono da ripetere ora siamo esattamente in questo punto qua all'inizio va eh, ripreso vedete questo giro qua quindi io adesso ve lo farò rivedere vi farò vedere la partenza, ancora. Che, però, è sempre: vedete, il 12, il terzo giro che vi ho fatto vedere all'inizio del tutorial, e quindi si riparte da qui e si ricomincia a ripetere i giri in sequenza fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, quindi ci, ci, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 4 di separazione totale 7 salto questo arco vado direttamente vedete, nel primo archettino del ventaglio a fare la mia maglia bassa vedete, siamo qua questo giro questo. e quindi vi ho già fatto vedere tutti i giri vado avanti vedete con i miei archettini di 3 catenelle sopra il ventaglio così via. Ecco, quindi andate a fare due pannelli uguali, naturalmente con gli stessi numeri di giri e gli stessi naturalmente ripetizioni dei motivi, ripetendo i giri, le sequenze di questi giri che vi ho fatto vedere e poi vedete vi fermerete quando siete arrivati a destinazione della vostra lunghezza ideale della maglia totale dalla spalla fino al fianco, vi fermerete nel giro prima perché l'ultimo giro è quello vedete della di una nocciolina, della nocciolina, quindi vi fermate al giro prima che vi faccio vedere a fare l'ultimo giro con il pippiolino, comunque semplicissimo, e finiremo, vedrete, con questo giro di pippiolino. Bene, fate i due pannelli della, della, uguali e poi ci ritroviamo qui per fare questo appunto. Lasciate tutti due i due pannelli senza l'ultimo giro che è quello delle noccioline che vi faccio vedere a fare il pipiolino. Ci vediamo dopo una volta terminati i due pannelli rettangolari, del davanti e del dietro, vedete che io li ho messi uno sopra l'altro mantenendo il rovescio nella parte interna, perché andremo comunque a cucire sul davanti, sul diritto, io mi trovo meglio a cucire sul diritto. Vanno messi adesso i marcapunti. Allora, qui vedete sono le spalle. Io ho messo dei marcapunti nella stessa posizione, naturalmente, due davanti e due sul dietro. Eh, li ho messi calcolando eh, la misura della mia testa. Non c'è, diciamo, una regola. Mh, Specifica perché poi, in base alla vostra taglia, dovete calcolare la spalla e la vostra circonferenza. Naturalmente, se io avessi una taglia maggiore, molto più grande o anche più grande, la mia spalla sarebbe eh, più grande. Comunque, io eh, guardando dalla parte esterna, da, um, esternamente sono a, a entrata in questo modo e ho messo dei marcapunti naturalmente nella stessa posizione perché vedete che qua sono sulle sui ehm, praticamente su, sulla punta dei ventaglietti e naturalmente alla, allo stesso livello vedete, e anche eh, dietro poi le ho uniti e ho guardato se la mia testa entrava e questo è diciamo è un po la regola mh, per calcolare le spalle perché l'importante deve essere che questa eh, circonferenza che si va a creare è sufficiente per far passare la testa e qui ho messo i miei marca punti poi per calcolare lo scalfo ho semplicemente preso il centimetro faccio vedere io ho necessito di uno scalfo di 20 centimetri per la mia manica quindi ho misurato i 20 centimetri sulla mia maglia su un pannello vedete i 20 centimetri a 20 centimetri ho messo il marca punti, poi ho guardato la posizione dove l'ho messo in un pannello. Io mi sono regolata un po' con le mie noccioline, quindi um, dalla prima contatto: 1, 2, 3, 4, sono 5 noccioline. All'inizio, vedete, alla fine della quinta nocciolina, ecco io mi sono abbassata qui dove mi segnava 20 centimetri e dove avete messo su questo pannello nella posizione giusta che avete messo il marcaponti lo andremo a mettere, lo andrete a mettere esattamente nella stessa posizione su tutti e quattro i lati. Adesso a questo punto possiamo cominciare a cucire le quattro le, le quattro cuciture, due sulle spalle e due sottoscella nei fianchi. L'importante è che adesso io ho detto 20 cm di scalfo, ma se necessitate di più centimetri andate a vedere dove dovete mettere i vostri marcapunti. Guardate questo punto, è veramente una meraviglia. Guardate come risulta, è veramente molto bello. Adesso andremo a cucire le parti sul diritto. Adesso vi faccio vedere un pezzettino della spalla, ma il procedimento poi è sempre uguale. Facile perché andremo a combaciare delle parti uguali, quindi dobbiamo solamente io lo spiego sempre in tutti i tutorial. Vedete accostare le parti perfettamente, cucire ogni punto che corrisponde. Vedete, che qua ci sono i triangoli, i ventaglietti, che corrisponde esattamente alla parte eh, da opposta. Adesso io ho iniziato qui dal primo punto. Ho fatto due volte qua perché siamo all'inizio fermare bene e poi cominciamo a, in maniera molto leggera a combaciare le parti i punti vedete, senza né tirare e né stringere né tirare scusate né allargare deve risultare una una cucitura che non si vede la cucitura molto morbida prendo le catenelle esterne faccio così la mia tutte le quattro cuciture e poi io ehm, farò una manica prima di spiegarvi l'altra in modo che le spiegazioni siano perfette e chiare adesso faccio una manica una volta finite le cuciture poi ci vediamo qua e faremo insieme la seconda manica Vedete, che ho cucito le mie parti. Poi tra l'altro, non si vede assolutamente niente. E qui abbiamo le spalle cucite. Per quanto riguarda il girocollo, ho pensato di lasciarlo così, finito così. Perché è già molto lavorato il maglione. Vedete, che ho cominciato a fare cioè, ho già, finito una manica. e Vi dico una cosa: per chi volesse lasciare la manica senza polsino, Vedete, può fermarsi eh, al giro della nocciolina come abbiamo fatto sul fondo che abbiamo messo il pippiolino, vedete qua, e può lasciare finita la manica così. Se invece volete il polsino, poi vi farò vedere. Naturalmente, se la lasciate così dovete allungarla, se, do se mettete un polsino vi fermerete a un motivo, un motivo prima. E io adesso. Mh, andrò a fare l'altra manica insieme a voi quindi vi farò vedere ad inserire i punti sul giro manica andremo ad inserire nel mio caso di 20 cm e guardate che è un bel giro abbondante poi essendo un filato molto elastico vi dico la verità mai trovato un filato così bello così di qualità mi sto trovando col vitico della silk, veramente molto molto bene perché vedete anche il giro non risulta un giro eh, quando facevo con altri filati il giro non, non era elastico quindi c'era da calcolare bene eh, per non avere un giro stretto invece qua vedete guardate mi trovo veramente con un giro molto molto eh, comodo da indossare quindi eh, su questo giro che è di 20 21 centimetri tra qui e qui quindi 40 più di 40 totali andremo a inserire 6 motivi lavorando però in tondo quindi vi farò vedere innanzitutto come distribuire le maglie il multiplo di 6 motivi che sono 72 maglie andremo a mettere delle mezze maglie alte per distribuirle io di solito faccio la metà quindi 72 diviso 2 fa 36 e mi regolo facendo i primi 36 tra lo scalfo. Io in questo caso partiremo da, dalla spalla tra la spalla e lo scalfo. Poi riprendo a contare 36 dallo scalfo andando a finire alla fine del giro. E su questi 36 che sono il multiplo appunto eh, di 12 mi escono 6 motivi però andremo a lavorare in tondo non più in giri andata e ritorno quindi vi farò vedere le partenze e le chiusure dei giri per eh, appunto lavorare intorno a questo bellissimo motivo vi anticipo una cosa eh, vedo che nel mio materiale in mezzo chilo di lana, che comunque ha già una buona vestibilità, e eh, questo, questo maglione perché, appunto, vedete che è molto elastico. Eh, in mezzo chilo di lana mi rimarranno due gomitoli e sono necessari per fare una cuffia, un cappello. Chiamatela insomma, cuffia o cappello è eh, sempre uguale. E quindi vi anticipo che dopo di questo uscirà il tutorial. Mh, insomma, chi è iscritto al canale l'avrà visto, ma chi non è iscritto magari non lo sa. Uscirà il tutorial del suo cappello cuffia uguale appunto per fare un bellissimo completo con il maglione ecco qua siamo vedete sulla cucitura della spalla vedete che ha fatto questo simpatico motivo intero entro proprio nella cucitura sulla parte del diritto naturalmente stiamo lavorando sul diritto faccio il mio nodino d'inizio un filo dell'uncinetto e comincio a distribuire come vi ho detto prima l'equivalente di sei motivi quindi 12 per 6 72 72 mezze maglie alte distribuite sul giro quindi esco vedete faccio 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e comincio a distribuire le mie 36 maglie quindi conterò 2 però l'abbiamo fatta troppo lontana quindi ecco qua e vado a distribuire uniformemente qui ne facciamo un'altra 3 e vado avanti così a distribuire 4 qui abbiamo un arco grande ne facciamo 2 5 e 6 deve essere proprio uniforme distribuito uniformemente 6 ne facciamo un altro nel punto di, di giuntura 7 una la facciamo qui 8 e così arriviamo fino allo scalfo manica facendo la prima la prima metà di punti quindi 36 maglie se non vi piace la mezza maglia alta potete anche fare con le maglie basse io ho optato per la mezza maglia alta vedete che sono arrivata allo scalfo sottoscella sono qui sono arrivata a 33 mi faccio 34 nel punto di giuntura e due le vado a fare qui nell'ultima asola laterale 35 e 36 ecco qua ora ripartiamo dall'altra parte posteriore e facciamo le altre 36 maglie possiamo magari anche farne una qua al centro Sottoscelle, ripartiamo questa alla 1 e ripartiamo a contare quindi le nostre maglie 12 e così via fino a 36. Ecco, una volta inserite le 36 mezze maglie alte, vedete: sono questa la 36esima, cioè 72 in totale. 36 da un lato, 36 da un altro. Vado a chiudermi nella seconda catenella che aveva sostituito la mezza maglia alta, ma mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa e cominciamo la lavorazione del nostro motivo in tondo. Quindi mi alzo con una, due, tre catenelle che sostituiscono una maglia alta e nello stesso punto di base vado a fare un ventaglietto. Quindi nello stesso punto di base vado a lavorare. Ecco nello stesso punto di base sono andata a lavorare 5 un ventaglietto di 5 maglie alte compresa della catenella di inizio. Adesso faccio una catenella di separazione, salto due maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa. Seconda maglia bassa nella maglia seguente, terza maglia bassa nella maglia seguente, quarta maglia bassa nella maglia seguente, quinta maglia bassa nella maglia, maglia seguente sesta maglia bassa nella maglia seguente perso il conto 6 settima maglia bassa nella maglia seguente quindi sette maglie basse una per ogni maglia eh, della, della base una catenella di separazione carico il filo salto la maglia di base vado nella prossima vado a fare il mio ventaglietto quindi 5 maglie alte nello stesso punto di base 2 3 lavorate il giro però ve lo faccio vedere perché il primo lo andiamo a inserire 4 e 5 ok e di nuovo una catenella di separazione salto due maglie di base vado nella prossima vado a fare le sette maglie basse una dopo l'altra una per ogni maglia disponibile quindi due vedete 3 4 5 6 e 7, una catenella di separazione. Salto due maglie di base, e di nuovo vado a fare il mio taglietto di 5 maglie alte quindi fate tutto il giro, con questa lavorazione. Sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 7 maglie basse, faccio una catenella e vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del ventaglietto. Proseguiamo con la, col prossimo giro, partiamo con 1 2 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più due di separazione, carico il filo, vedete qui abbiamo il ventaglietto e andiamo a fare la nostra solita lavorazione. Ventaglietto, il giro lo conoscete già. Vi faccio vedere solamente a fare le partenze e le chiusure del giro. Quindi, qua andremo a fare il nostro ventaglio, le maglie alte divise da 2 catenelle, il punto penso che lo conoscete già abbondantemente. Quindi, le 3 catenelle di separazione, così via nel giro solito che avete lavorato già fino adesso. Quindi, salto una, due maglie basse, vado nella terza e così. Via. La fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle. Mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Andiamo avanti, vedete che qua abbiamo il ventaglio. Entriamo nel, nel primo spazio, okay, facciamo una maglia bassa. Da qui facciamo una, due, tre catenelle, entriamo nello spazio seguente, facciamo una maglia bassa. Una, due, tre catenelle spazio seguente, maglia bassa 1, 2. 3, spazio seguente maglia bassa e ancora è sempre lo stesso motivo vedete quindi adesso andiamo a fare la nocciolina andiamo a fare 1 2 3 catenelle carico il filo vedete qui abbiamo 1 2 3 nell'archetto centrale andiamo a fare la nostra nocciolina è sempre la stessa lavorazione quindi 6 maglie alte nello stesso arco 2 3 4 5 e 6 e andiamo a chiudere avete, come abbiamo già fatto fino adesso, le 3 catenelle, così via fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, fatto le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi. Vedete, qua sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Rientro un'altra volta nel primo archetto, vedete disponibile nel primo spazio, e faccio una maglia bassa. E da qui parto col giro 3 catenelle, vado nello spazio seguente, nell'arco seguente faccio una maglia bassa, vado 3 catenelle, vado nello spazio seguente, faccio una maglia bassa e così via con il giro. Quindi faccio le 3 catenelle e vado a incrociare sulla nocciolina. Praticamente vado avanti col mio solito giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 catenelle dopo l'incrocio, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, qui nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato del giro. Ecco. Andiamo avanti, qui abbiamo il primo archetto, rientriamo dentro, facciamo una maglia bassa e 3 catenelle. Andiamo nell'arco successivo e facciamo una maglia bassa. Quindi 3 catenelle, andiamo avanti con la lavorazione del solito motivo carico il filo vado qui in mezzo alle maglie incrociate faccio qui 5 maglie alte solite del di questo giro e quindi proseguo fino alla fine con questa lavorazione siamo alla fine del giro facciamo le 3 catenelle e andiamo a chiuderci con la mezza maglia bassa qui sulla prima maglia lavorata la maglia bassa lavorata Adesso facciamo una catenella, rientriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia bassa 3 catenelle di separazione. Andiamo nella maglia bassa seguente, sorpassando vedete l'archetto e facciamo la maglia bassa 3 catenelle di separazione. E eh, vedete, carico il filo, vado su, sul ventaglietto, vado a fare il solito giro che conoscete già. Siamo alla fine del giro, fatto le ultime 3 catenelle. Vado a chiudermi con una mezza maglia bassa. Qui nella maglia bassa, Vedete, la prima maglia bassa del giro a questo punto. Ci dobbiamo spostare all'interno di questo archetto con una catenella. Vedete, nella prima catenella ci spostiamo a questo punto. Andiamo a fare iniziamo con la nocciolina. Quindi facciamo. 3 catenelle e ci alziamo e poi le altre eh, 5 maglie alte le andiamo a fare all'interno di questo arco. Quindi... Vedete? Facciamo le nocciole, sono 3 con la catenella 4 5 e 6. A questo punto... Vado a chiudere la nocciolina, proseguo con il mio giro solito facendo le 3 catenelle e andando, vedete, nel primo archetto qua della catenella, il solito giro che abbiamo fatto fino adesso. Sono alla fine del giro, vado a fare le 3 catenelle, mi vado a chiudere, vedete, proprio all'interno qui, vedete, della nocciolina, questa catenella che c'è. Vado a chiudere con la mezza maglia bassa. Da qui mi sposto sulla vedete, c'è una catenella a sinistra della nocciolina e da qui faccio l'incrocio. Quindi faccio una, due, tre catenelle che sostituiscono la prima, una maglia alta due catenelle di separazione. Carico il filo, retrocedo nell'ultima catenella: vedete prima della nocciolina, e faccio l'incrocio. E da qui continuo col mio giro quindi 3 catenelle. Se vado avanti con il mio solito giro, entro nell'archetto sul ventaglio e vado avanti così 3 catenelle e così via. Allora, volevo dirvi una cosa: io ho da un po' di tempo cambiato casa, eh, sono in mezzo alla campagna. Ci sono un'infinità di rumori. A volte io cerco di evitarli. Ma se sentite tipo trattori che passano, tipo rumori strani,. Eh, anche della natura, così eh, scusatemi, ma io non <ride> posso, alcuni non posso veramente evitarli. prendeteli in simpatia. Come sapete, io sono un autodidatta, sono una persona semplice, lavoro a casa mia e voglio rimanere tale. Non, non voglio insomma, studi eh, particolari dove andare a registrare. Voglio rimanere semplice, voglio rimanere così. Sono una persona come voi che ho provato solamente a fare questi tutorial. Ecco, adesso vi vado a far vedere come chiudere questo giro. Facciamo le ultime 3 catenelle. Qui avevamo eravamo partiti con l'incrocio, quindi vado a contare le 3 catenelle, 1, 2, 3 e vedete mi chiudo nella terza con una mezza maglia bassa. Allora, adesso io gli inizi le chiusure ve li ho fatti già vedere tutti. Si riparte adesso con il primo giro che vi ho fatto vedere qua dei, dei ventagli che avevamo inserito nel, nel, nel giro delle mezze maglie alte. Vi lo faccio rivedere la partenza, poi vi ho già fatto vedere tutto. A questo punto vedete siamo nell'incrocio, entro dentro l'incrocio con una mezza maglia bassa vedete? e comincio a fare il mio ventaglietto, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una. La prima maglia alta del ventaglietto carico il filo entro all'interno dell'incrocio e vado a fare le altre quattro che mi mancano per terminare e, e, il mio ventaglio. Quindi, in totale, con le catenelle vado a fare sono 5. E da qui continuo la lavorazione con le tre maglie alte. Vedete. Vado sopra al primo archetto e così via, Col punto che già conoscete abbondantemente. Quindi quando arrivo qui fate le 3 catenelle, vado a chiudere la terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del ventaglio, vado a chiudere con la mia mezza maglia bassa. Ed è il primo giro qua, vedete, questo che vi ho già fatto vedere. Quindi adesso proseguite così alternando questi giri con le chiusure e le partenze dei giri che ho fatto vedere per lavorare in tondo e ad arrivare alla vostra lunghezza ideale. La manica, allora io vi adesso vi do due indicazioni che però non sono assolutamente valide per nessuno perché, appunto, dovete provarvi. Ognuno ha il suo braccio, la sua lunghezza. Comunque, nel mio caso, inserendo il polsino perché io andrò adesso, lo faremo insieme. Vedete, ho ripetuto 12 volte il motivo, quindi 12 volte le noccioline. Fermandomi, vedete qua al giro di noccioline. Se voi non volete il polsino, vi consiglio di fare un altro motivo, quindi 13 volte la ripetizione del motivo, sempre terminando con la nocciolina. Come vi ho già detto, con il pipiolino, come abbiamo fatto il fondo di questo maglione bellissimo, che per me è veramente bello. E poi vi dico, non è difficile da realizzare. Invece, se volete fare il polsino, adesso andremo a farlo insieme su questa manica che io ho già realizzato. Andremo ad inserire il polsino. Adesso andiamo a ridurre nel primo giro le maglie, il numero di maglie. Qui abbiamo chiuso, vedete sulla nocciolina. Mi alzo con 3. Maglie alte che sostituiscono 3 catenelle, scusate, che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo nell'arco grande successivo. Vado a fare due maglie alte. Dovete lavorare questi giri in molto stretti tenendo il filo stretto perché è un polsino. Vedete, due maglie alte carico il filo. Vado nel primo archetto, vedete che incontro questo archetto sul ventaglio, e faccio una maglia alta quindi, una maglia alta in quello seguente. Bene stretto e una maglia alta in quello seguente nel terzo quindi tre archetti, una maglia alta per ogni archetto. Carico il filo. Vado nell'arco grande seguente e faccio due maglie alte adesso ve lo faccio vedere di nuovo. Ripartiamo da qui Aspetta, faccio le due maglie alte da qui. Carico il filo, vado all'interno, vedete della nocciolina e faccio le maglia alte. Nell'arco grande seguente due maglie alte, vedete come stringo, mi sto stringendo bene. Carico il filo, vado sugli archetti, quindi una maglia alta per ogni archetto. Sono uno, seconda maglia alta nel secondo archetto, terza maglia alta nel terzo archetto. Carico il filo, vado nell'arco prima della nocciolina e faccio due maglie alte. E di nuovo parto con la maglia alta sulla nocciolina e così via fino alla fine del giro dentro la nocciolina la maglia alta non sopra detto ecco ecco sono arrivata alla fine vedete vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che iniziava in giro, se vedete che mi sembra un po' grande, ehm, vi dico che adesso facendo il punto elastico, il, il polsino si va a stringere man mano che si allunga il punto elastico. Il polsino, però eventualmente che vi sembra proprio tanto grande, potete fare meno maglie. Cosa andate a fare, come vi dicevo, se vi, per esempio, magari avete una mano più larga, potete. Ehm, dove inserite le due maglie magari fare ogni tanto fare una ogni tanto fare due comunque adesso a questo punto andiamo a inserire il punto elastico quindi ci alziamo con le 3 catenelle andiamo a lavorare ad alt alternando una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta in rilievo dietro quindi carico il filo per fare le maglie a rilievo si passa vedete intorno alla maglia invece di entrare dentro sulla base quindi si fa la solita maglia alta ora andiamo a fare quella Vedete sul retro. Sono maglie alte prese diversamente, ma sono semplicissime. Si abbracciano le maglie lateralmente, vedete. E si alterna una maglia alta presa. Adesso andiamo a prendere vedete da dietro, entriamo da dietro e andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso la prendiamo, vedete, questo dalla parte davanti. Sono semplici maglie poi chiuse come una maglia Alta Ecco, siamo vedete la fine del giro. Ho fatto l'ultima maglia, mi vado a chiudere qua nella prima con la mezza maglia bassa nella terza catenella. Allora, eh, per fare il punto elastico si tratta di proseguire nei giri fino a piacimento, mantenendo le maglie come si trovano quindi quella che sarà presa dietro vedete, la lasciamo questa ci alziamo con le 3 catenelle che sostituisce una maglia alta la prima che diciamo sostituisce una maglia presa eh, nella parte posteriore e poi carichiamo il filo quella vedete che troviamo di seguito che è quella alternata quindi presa davanti la facciamo presa davanti e così via e quella dietro la manteniamo presa dietro Ecco eh, l'importante tenere ben stretto come vi ho detto il filato, vedrete che man mano che proseguirete nella lunghezza del polsino lui si stringerà automaticamente e vi fermerete proseguendo nei giri vi fermerete a piacimento. Io adesso non so neanche io penso che farò questo è il secondo 6-7 giri, devo ancora valutare. Quindi adesso io proseguo con i miei giri di punto elastico. E poi ci vediamo qua vedete? ecco ve lo faccio volevo farvelo vedere da vicino in grande vedete quanto è bella questa manica ed ho fatto sette giri di di punto elastico per fare il polsino vedete che si è stretto e questa è la nostra manica quindi andiamo ad eseguire tutte e due le maniche in questo modo dopodiché il nostro bel pool è terminato io spero che vi sia piaciuto anche questo, questo progetto che ho fatto con, in collaborazione con Un filo di passione.it, un sito di vendita online di filati di alta qualità su cui mi sto appoggiando da diversi mesi, sono molto contenta e questo vitico è veramente spettacolare. Lo troverete in tantissime altre colorazioni, anche sfumato sul sito, vi metterò tutti i link. Sotto al video vedete che c'è una freccetta, cliccando lì entrerete nelle info, quindi nelle informazioni che mi serviranno sicuramente per facilitarvi la, la lavorazione di questo progetto. Vi metterò anche il materiale che la quantità che ho utilizzato io in questa taglia che avete visto che ho misurato all'inizio, e poi vi metterò anche più o meno le, insomma, le indicazioni per, per tagli maggiori. Comunque si tratta di un etto in più. Eh, per ogni taglia io vi consiglio a me appunto, è appunto rimasto 100 grammi di un pacco di 500 e andremo a realizzare quindi questa bellissima cuffia in abbinamento per un completo all'ultimissima moda vi ringrazio tanto alla prossima ragazzi ciao